La mobilità urbana in Abruzzo cambia volto grazie alle risorse del Porfesr 2014-2020, asse settimo sviluppo urbano sostenibile e all'adozione, grazie all'Europa, dei piani urbani di mobilità sostenibile. In questa prospettiva l'intervento più significativo è quello finalizzato al rinnovo del materiale rotabile, oggi utilizzato per il trasporto pubblico locale nelle città dell'Aquila, di Chieti, Pescara e Teramo. Il 27 dicembre 2018 il direttore generale Vincenzo Rivera e la dirigente del servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE Elena Sico hanno consegnato 7 nuovi autobus al comune di Chieti. Sono Vincenzo Rivera, autorità di gestione del programmi FESR e FSE della Regione Abruzzo. Oggi siamo a Chieti e consegniamo 7 autobus a gasolio Euro 6 nell'ambito delle gare che ha effettuato la Regione Abruzzo per dotare le autorità urbane di nuovo materiale rotabile. Questa consegna segue quella dell'Aquila di circa una settimana fa, dove abbiamo consegnato il primo autobus elettrico, interamente elettrico, della Regione Abruzzo, e sono previsti ulteriori consegne entro la primavera del prossimo anno, sia di autobus elettrici che di autobus a gasolio Euro 6. Nelle città capoluogo siamo di fronte a un parco macchine vetusto, che anche per questo è altamente impattante sulla qualità dell'aria e più in generale sulla qualità della vita dei cittadini. A tale scopo sono destinati 10 milioni di euro di risorse FESR che, attraverso diverse procedure di gara svolte dalla Stazione Unica Appaltante Abruzzo, stanno consentendo l'acquisto di autobus a basso impatto ambientale ed elettrici. Sono Elena Sico, dirigente del servizio Autorità di Gestione Unica FESR FSE della Regione Abruzzo. Un'attività importante che abbiamo posto in essere in questi ultimi mesi ha riguardato la procedura per l'acquisto degli autobus nell'ambito dell'asse settimo del Porfesr. Si tratta di mezzi ovviamente rispettosi dell'ambiente, alcuni elettrici, altri Euro 6, e l'attività che abbiamo posto in essere in questo ultimo periodo ha riguardato lo svolgimento di una procedura unica a livello regionale per l'acquisto degli autobus per le città capoluogo, in particolare di Chieti, L'Aquila e anche Pescara. Alcuni lotti sono purtroppo andati deserti, quindi è una procedura che abbiamo anche ripetuto nel tempo, e siamo riusciti ad acquistare un totale di 15 mezzi distribuiti tra le città di L'Aquila e di Chieti. Nel 2019 svolgeremo le procedure per l'acquisto dei mezzi delle città di Pescara e Teramo. Il primo autobus è stato consegnato al comune dell'Aquila l'11 dicembre 2018. L'autobus interamente elettrico è lungo circa 8 metri e al suo interno è installato un dispositivo che conta il numero di passeggeri presenti. Ha una capienza di 10 passeggeri seduti e 31 in piedi, oltre a un posto riservato ai disabili. Esperienza positiva per il capoluogo di regione, ma anche a Chieti, dove sono stati consegnati i nuovi autobus. Sono Paolo Intorbi, dirigente del settore lavori pubblici del comune di Chieti. Oggi siamo alla consegna degli Euro 6 e stiamo effettuando il collaudo. Poi verranno consegnati alla nostra società del trasporto pubblico locale. È stata un'esperienza positiva sotto tutti gli aspetti e soprattutto con la collaborazione che abbiamo avuto con i funzionari dirigenti della Regione Abruzzo, e abbiamo creato veramente un team che è riuscito a ottenere il risultato nei tempi prestabiliti. Obiettivo dell'intervento è sviluppare sinergie che rendano le città ecosostenibili, più vivibili e nel contempo attrattive. La consegna dei mezzi risponde a un obiettivo più ambizioso, che non è soltanto quello del rinnovo del materiale rotabile, ma anche quello dell'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica. Infatti questi autobus sono tutti Euro 6, quelli elettrici chiaramente non hanno emissioni, e l'obiettivo più ampio e più ambizioso anche dell'asse 7 del Porfesr è quello di mettere a sistema non soltanto il trasporto pubblico locale, ma anche la fruizione dei beni culturali. All'interno dell'asse 7 infatti abbiamo un obiettivo tematico che è la valorizzazione dei siti pilota e la valorizzazione
valorizzazione dei beni culturali. Ogni autorità urbana ha individuato all'interno del proprio patrimonio immobiliare comunale un sito da ristrutturare. Per Teramo chiaramente attendiamo ancora l'elaborazione della SUS da parte della nuova amministrazione. Avvieremo anche nel corso del prossimo anno le gare per l'acquisto di materiale rotabile e quindi chiaramente anche per la fruizione dei beni culturali. La sostenibilità quale fattore di sviluppo per la città. La sua attuazione ne influenza la reputazione ed oggi i cittadini le attribuiscono gran valore. Umberto Di Primio, sindaco di Chieti. Finalmente ce la facciamo a rendere la città più bella, con servizi migliori, ma soprattutto una città che guarda con grande attenzione all'ambiente. Questi nuovi mezzi che arrivano ci consentono di mettere sul nostro parco auto degli auto ecologici, Euro 6, ma anche con l'elettricità, che è una delle cose più importanti che abbiamo in città con il sistema filoviario cittadino. Ecco, questi finanziamenti, come dire, portano la città di Chieti verso un obiettivo fondamentale, quello del 2020, cioè dell'abbattimento delle emissioni di anidride in atmosfera, e recuperano una grande qualità anche per la vita dei cittadini. Un successo per tutti. Se c'è posto per noi, può esserci posto anche per voi.